Io sono convinto che la Countach la conoscano molto di più le persone dai 40 ai 70, mentre la Miura la conoscono tutti. Perché la Miura in tutti i modi rappresenta dei canoni di estetica che piace a tutti. Questa non può piacere a tutti. Chiaro che è molto più facile essere piaccione con la Miura. Qui è quando arrivi chi esce. Il buono e il cattivo. Su una Countach ci possono essere entrambi. Sulla Miura esce sempre il buono. Oggi diamo tanto per scontato. In campo automobilistico, per esempio, giochiamo coi numeri come se fossero dati semplici da ottenere, ma sono risultati che rivendicano un'evoluzione, passi fatti uno dopo l'altro. Ecco perché oggi sempre più auto sono gioielli capaci di cose apparentemente non abbinabili, come andare forte in quel modo che impressiona o accompagnarti nel traffico come dovrebbe fare una berlina di rappresentanza. La storia delle supercar ormai risale alla seconda metà degli anni 60 e quindi sì, auto come la Huracan Evo cominciano ad avere parenti lontane. Questa macchina ha sempre reso chi la guida una personalità, una celebrità. Anche oggi, dopo tanti anni, ti fermi con questa macchina in qualsiasi parte, anche qui, nella zona dove è nato, costruito, dove ha vissuto, dove l'abbiamo trovato. La gente ancora si mette a guardare la macchina, ad ammirarla. Era impossibile pensare che una macchina così potesse essere una macchina che si poteva usare su strada. Nessuno pensava che ci si potesse stare dentro, che ci si potesse usare. Questo è quello che è la Countach. Da quello che era la normalità, subentra questa vettura con queste caratteristiche, con queste prestazioni, che indubbiamente contrastava con tutto il resto, cioè un concetto completamente diverso. Era difficile essere ancora i primi, perché la Miura è stata la prima vettura commerciale col motore posteriore centrale. Dopo la Miura la soluzione migliore era proprio quella del Countach. Hai visto come sono seduto io, cioè guardi in alto, l'ergonomia, le gambe sono completamente stese, per cui perdi tantissimo anche la sensibilità del tacco punta con la frizione, cioè qui devi cambiare con la frizione, per cui è chiaro che è una seduta quasi aerospaziale, cioè vado dentro, poi qualcheduno mi lancia e vado su. Sedersi sto volante, vedere questo cruscotto, queste i montanti del parabrezza, ragazzi, dava l'impressione di essere su un'astronave. Perché sì, la Countach era uno schianto, ma anche una provocazione in tempi in cui provocare era un termine con un significato ben preciso sotto ogni punto di vista. Ed ecco il coupe de théâtre della Countach, altra soluzione tecnica al profumo di corse portata a casa dagli uomini di Ferruccio. Questa soluzione infatti permetteva di utilizzare il cambio in modo diretto attraverso la leva e non attraverso le rimane. La trazione alle ruote posteriori avveniva quindi attraverso un albero di trasmissione che dà il cambio, attraversando il basamento del V12 portava la spinta alle ruote dietro. Soluzione questa che permise peraltro di avere un baule utile a trasportare le cose che servono in un fine settimana. Dettaglio che la teneva legata al mondo del Gran Turismo, dal quale le supercar discendevano. La Countach è l'esasperazione e anche l'ispirazione del mettere i componenti meccanici nel miglior modo possibile senza andare a sacrificare nulla dal punto di vista concettuale. Perché? Perché l'ispirazione deriva proprio dal layout. Se uno prende una Countach e vede, è la prima macchina veramente a motore centrale, è quella che ha permesso poi dopo di inventarsi il quattro ruote motrici sulla Diablo. Perché? Perché la Diablo non è altro che, come layout, una prosecuzione di un asse verso l'anteriore. È un qualche cosa che ha permesso di avere quindi il baricentro molto più avanti rispetto a qualsiasi vettura esistente sul mercato.
e indubbiamente dal punto di vista architettonico le porte con l'apertura classica Lamborghini sono state veramente una ispirazione, un qualche cosa che ci siamo presi, continuiamo a portarlo avanti veramente come una firma che Lamborghini deve mettere sempre sul proprio top di gamma per differenziare, per posizionarlo a quello che è la massima aspettativa. Tu devi sempre capire che c'è il compromesso tra la tecnica e il design. Più le due cose si avvicinano al compromesso e più vedi quanto la macchina è funzionale ma brutta o quanto la macchina è penalizzata in certi parametri tecnici ma bellissima o super estrema. In questa macchina qui un'azienda normale avrebbe detto anziché fare il periscopio alzi il tetto di 2 cm. Non sarebbe più stata la Countach. La LP400 ne abbiamo fatte 150, vetture che oggi valgono una fortuna. Caratteristiche meccaniche discutibili in quel tempo, però voglio dire, discutibili perché da una parte erano estreme e geniali, dall'altra parte, visti i tempi, viste le necessità di mercato, di entrare in mercato, sono state trascurate un po' certe cose. Diciamo che è stata anticipata un po' la messa in produzione per esigenze commerciali, di mercato e così via. Allora era un mondo diverso, allora il cliente aveva l'onere e il privilegio di poter fare il collaudatore, insomma. Era contento di giocare quel ruolo, insomma, si sentiva anche una, come si potrebbe dire, giocava un ruolo anche diverso da quello che poteva giocare il suo amico che comprava una Maserati. Si usavano i materiali migliori di allora, che comunque erano i materiali migliori che ci hanno dato i risultati che conosciamo. Consideriamo una macchina di 1500-1600 kg, su pneumatici con profilo molto alto, motore peso allo 70% di dietro, o forse anche di più, posteriore. Motore per esigenze varie abbastanza con baricentro alto, per cui si creava un costante sovrasterzo anche in rettilineo, per cui bisognava tenerla in centro con una certa sensibilità. Ovviamente le gomme hanno usato questo problema, ma erano le gomme migliori di quei tempi. I freni, un altro punto un po' delicato della Countach, all'inizio, insomma, erano i migliori che c'erano sul mercato, però indubbiamente dimensioni ridotte, per cui bisognava trovare qualche compromesso guidando la macchina e godersela un po'. La parte teleistica, la prima macchina, la prima versione, insomma, aveva un telaio che era bellissimo, però aveva bisogno di qualche miglioramento. Ma tutto questo però non ha mai tolto il fascino e il piacere che ha provocato questa macchina guidandola. È la prima volta che guido questa macchina da quando ce l'ho, da 4 anni, non avevo mai fatto un chilometro, perciò non la conosco neanche. No, ma adesso che ci sto sopra un po' è carina, però sai, la frizione è molto dura, sei tutto storto e non arrivo nemmeno bene in fondo ai pedali, no? Non riesco ad arrivare in fondo, perciò ok, è così. L'auto è di Stanzani, poi c'è stato un periodo
in cui la Lamborghini era in grande difficoltà economica. Allora mi ha detto se potevo arrivare, tornare a dare una consulenza, sono tornato e fra le cose che mi hanno chiesto di fare è avvicinarsi al concetto della vettura da competizione con il Countach, quindi ala, ruote larghe, ruote posteriori più larghe, cose del genere. Era una macchina che non c'ha niente a che fare con le macchine di oggi, era una macchina con gomme per quel periodo lì, sì, erano prestazionali ma non all'altezza di una gomma di oggi, i freni erano diversi, aveva sto gran motore, sto cambio ad H che ti divertivi, dovevi fare la doppietta quando scalavi, le sospensioni erano buone perché erano già sia la scocca che le sospensioni erano da macchina da corsa. Ma se la Miura ha infilato la minigonna alle Gran Turismo, è con la Countach che le supercar cominciano ad avere la classica forma a cuneo e ad avere le portiere a forbici. In effetti nel 1971 sarebbe stato difficile immaginare qualcosa di più esagerato, eccitante e potente nel senso assoluto del termine di una Countach. Ancora una volta Ferruccio Lamborghini era riuscito a sorprendere il mondo con un modello nuovo. Niente origine taurina per il nome, ma il modo di dire piemontese che si usa di fronte a una sorpresa inaspettata. Countach, appunto, e quelle forme divennero presto regine delle camerette di mezzo mondo, visto che i poster di auto in quegli anni hanno per soggetto lei, la Countach. Due macchine che rappresentano due momenti diversi. La Miura per me è la bellezza, la Countach è la ragazza con cui vorresti uscire. Per cui è chiaro che, come ricordo, nella mia camera il poster era quello di una Countach rossa che penso abbia contraddistinto la mia generazione e diverse altre generazioni più giovani di me, perché rappresentava veramente il sogno e la visione più innovativa di quello che non si aveva e si sarebbe voluto avere. La Countach, così come tanti altri ragazzi della mia epoca, era la macchina che avevi, diciamo, dietro al letto nel poster, no? A casa mia era nera questa Countach qua. Fu così che il mondo dell'auto si accorse per la prima volta di avere in casa una pin-up. Ferruccio sapeva che poteva vendere veicoli solo se era in grado di scioccare il cliente, il mondo e di far sì che una Lamborghini non avesse nessuna similitudine con nessun'altra vettura. Se prendiamo la Miura, prendiamo la Countach, prendiamo la Diablo, sono tre macchine che sicuramente hanno creato un impatto dal punto di vista del design che non le puoi accomunare a nessun'altra macchina. Hanno rivoluzionato il design. Poi può piacere o non piacere, ma la rivoluzione è rivoluzione. Terzo è durissimo, il cambio è duro, i freni sono duri, l'acceleratore è duro, questo è la Countach. Qui è uno sterzo diretto, cremagliera, duro, preciso, ma duro. Cioè qui fa le manovre, dai. Capisco che è una donna moderna, può trovare difficoltà, però ragazzi, dall'altra parte c'è questa grande soddisfazione, gioia, che ti fa sentire di essere così diverso e speciale. Questo è la Countach. E io, come collezionista, negli anni 90 ho deciso di comprarla. Ho cominciato a usarla 10 anni fa ed è una macchina anche che ha le sue valenze di comodità, soprattutto nei viaggi in autostrada. I torinesi non è che avessero una, io penso anche i milanesi dell'Alfa Romeo, la considerassero proprio una progettazione, una finitura parecchio inferiore a quello che c'era qui in Piemonte. Soprattutto con la carrozzeria si diceva, ma le macchine di Modena, della zona di Modena, non sono rifinite come si deve. Infatti lo vedi se tu guardi i dettagli di queste macchine negli anni 60-70, erano parecchio carenti, però quando le guardavi queste difettosità sparivano, proprio, cioè non ti entravano, perché la macchina era talmente bella, talmente diversa e superiore alle altre, ma tanto superiore. Vuoi anche per la rarità, ma a quell'epoca tutto era raro, cioè tu
No, non lo so, era tutto raro, non vedevi niente. Oggi se vai in giro a Milano, vai da sera, potrai contare 7-8 Ferrari magari in una serata, mentre all'epoca 7-8 Ferrari forse ne contavi in 5-6 mesi. Cioè, la cosa che è cambiata è la rarità. Lamborghini è una bellissima storia italiana. Credo che esista un'analogia fra l'approccio che ha Pirelli al prodotto e ai suoi clienti e quello che la Lamborghini. È quello di unire proprio l'estetica alla potenza. Un'azienda che parte dai trattori, quindi va da un estremo all'altro. Poi riesce a fare una macchina come la Miura, che era inimmaginabile all'epoca, totalmente innovativa, ma immediatamente percepita da chi amava il mondo delle auto come un oggetto straordinario, un oggetto da salotto. La Miura era estetica e potenza, la Countach diventa tecnologia, l'inizio della storia del carbonio. È un'innovazione che oggi consideriamo normale, ma allora usare del carbonio per fare un'automobile era qualcosa di non immaginabile. La macchina che è riuscita a generare un'ispirazione del marchio Lamborghini più forte di quello che potevano essere altri brand che avevano una sportività, avevano un heritage superiore. Nessuno però poteva permettersi di avere una macchina con questo design, una macchina con questo sistema, motore, porta, soluzioni tecniche che fosse disponibile sul mercato. Questo è quello che ha fatto la differenza e ha veramente portato Lamborghini ad essere un provocatore del design, delle soluzioni tecniche come nessun altro. La macchina frenava, ti dovevi adattare alla frenata, perché è chiaro che a 280 all'ora se frenavi con una Countach non ti fermavi. Cioè, dovevi avere uno spazio per fermarti, capito? Perché i freni erano talmente inadatti per quelle velocità lì, che dovevi calcolare bene i tempi di risposta perché si surriscaldavano, cioè la macchina andava forte, cioè la macchina faceva i 300 all'ora, quindi oggigiorno con i freni in carbonio, con tutti i sistemi di controllo, hai molta più sicurezza, quelle macchine lì. Mi diceva sempre il direttore generale della Lamborghini, che era dottor Venturelli, mi diceva sempre: non voglio che vai a Maranello a fare le sfide. Ma io ci andavo di nascosto, però diciamo di sfide non ne abbiamo mai fatte. Incontravo delle volte Bicocchi con la Bugatti, con Bicocchi in autostrada ogni tanto lo affiancavo e diceva: dai, diamo del gas, e lui diceva sempre: no, non ha mai tirato. Più che altro capitava un po' più Lamborghini, tu come sì sì io, perché parlavano tutti questa Bugatti 4 turbo, motore turbo, tutto quanto. Allora io dicevo: dai, vediamo. Allora lo affiancavo in autostrada, dicevo: dai del gas, e lui però diceva sempre di no, era molto corretto, molto, era meno focoso di me, diciamo, dai, meno competitivo di me. Era un momento in cui c'era una proprietà nuova che il proprietario, un ragazzo smistolo molto bravo, molto intelligente, si chiamava Patrick Mimbran, ed è stato lui che ha voluto che ormai la Countach aveva, quando sono entrato io, la Countach aveva 14 anni, era bellissima, però cominciava a essere molto difficile da omologare, perché nel contempo tutte le norme, le normative erano diventate molto più stringenti, per cui a un certo punto del marketing, poi ormai era una vettura abbastanza anziana, per cui si urgeva per forza mettere sul mercato un veicolo nuovo. Per cui la mia missione era: tu vieni, carta bianca, e facciamo una macchina che sostituisca il Countach, che era un'avventura che, pensandoci adesso, dico, era un po' pazzo. Però l'abbiamo cominciato, ci siamo messi a testa bassa, un anno e mezzo dopo avevamo il prototipo che girava nei cortili. Poi dopo è venuta la Chrysler del 77, abbiamo ritrattato un po' i progetti perché abbiamo fatto modifiche di stile, che loro dicevano che la Diablo era troppo aggressiva, volevano ammorbidirla, e forse avevano ragione loro. Comunque abbiamo fatto
abbiamo rimandato la produzione. C'era il 25esimo che stava arrivando e la Lamborghini ha sempre tenuto a fare gli anniversari. E allora decidemmo di prendere la Countach e di aggiornarla, facendo appunto il Countach 25esimo, di aggiornarla ai nuovi regolamenti, 3.000 pezzi su 8.000, abbiamo fatto l'aerodinamica, i materiali compositi fatti da Pagani. Lo stile, non avevamo sicuramente i soldi per uscire a trovare stilisti e roba del genere, e in più Oracio aveva questo sacro furore dentro, per cui alla fine mi ha fatto una proposta che poi l'ha messa anche nel suo museo, in cui diceva che avrebbe fatto questo, questo e quest'altro. Ci ha messo a testa bassa e 12-13 mesi abbiamo realizzato il Countach 25esimo. Guarda caso, era il momento giusto, però dovevamo farne 300 a numero chiuso, ne sono stati fatti 600. Quindi nel Countach 25esimo ho fatto una fine gorogliosa. Il Countach 25esimo ha fatto la metà di tutta la produzione del Countach nella sua storia. E nel contempo abbiamo fatto anche un altro progettino chiamato Countach Evoluzione, in cui abbiamo provato a fare un telaio, almeno la parte del telaio davanti, tutti i materiali compositi con dell'onicom d'alluminio, e lì è stata anche questa, tutta fatta sempre in collaborazione con Pagani. La macchina doveva andare negli Stati Uniti, perciò la macchina era nata senza paraurto, perciò c'era da inventare un paraurto conforme alle normative americane. È stato creato questo taglio che si accompagna a quello, perché nella Countach quattro valvole il brancardo era tutto pari, parallelo a terra, no? Invece ho creato questa linea, diciamo, che da qui si taglia e comincia ad andare in su per prendersi con il paraurto posteriore, perciò abbiamo modificato questo componente qua. Qui c'era, se vi ricordate, una presa d'aria e lì una uscita, che erano diverse, perciò abbiamo creato un motivo unico con queste parti fatte in materiali compositi. Originalmente non volevo metterci queste cose qua, che erano molto testa rosa, no? Non mi piaceva. Il reparto dell'omologazione ha detto: guarda, devi tenere, non mi ricordo, 35-40 mm, non mi ricordo quanto era, per il tema del pedale della bicicletta. Quando abbiamo fatto quelle alette lì, ho avuto la stupida idea di farlo, riportarle anche qua, perché probabilmente noi leviamo via questo e queste e lasciamo solo le uscite d'aria, forse è più bello, più elegante. Però tutto questo progetto è partito a dicembre e il primo prototipo era pronto a marzo, perciò c'era pochissimo tempo per metterla anche in produzione, perciò non è che c'è stata la possibilità di fare un modello di stile, insomma mi hanno dato carta bianca, volevano vedere il prototipo fatto. Perciò certe cose si potevano fare meglio. Questo elemento con una forma diversa era già stato incorporato quando si passò dalla ruota stretta alla ruota larga. Qui c'era una forma simile per la versione 4 valvole e anche qui abbiamo incorporato queste pinnette, queste alette così, e per accompagnarsi con quel motivo. Poi qui dietro c'era il solito posteriore, non è che si potevano fare degli interventi molto grandi, perciò questo elemento, alla fine questi sono dei fari dell'Alfa Romeo, sicuramente non è più bella della prima Countach, anzi lo è di meno. Ci ha dato la possibilità di dar da mangiare a parecchie persone, perché ne abbiamo fatto 670, il progetto della Diablo era molto indietro, perciò ha dato la possibilità alla ditta di andare avanti. Preferivo la macchina originale mille volte, però la macchina originale non si vendeva più, infatti nel tempo è stata man mano modificata, no? Quando ho incontrato Gandini, che era venuto per vedere il modello della Diablo che era arrivato dagli Stati Uniti proprio in contemporanea a che noi avevamo completato questo prototipo, e gli ho chiesto scusa, no? Gli ho detto: guarda, ti ho rovinato la macchina. D'altra parte la macchina aveva già 17 anni, perciò insomma una ragazzina di 25 anni ha bisogno di poco trucco, insomma quando arriva a 50 qualche ritocchino di trucco almeno se lo deve fare, no?
Io ho avuto la possibilità di conoscere Lamborghini ai tempi quando ero in Bugatti, e per cui ci ho avuto anche l'occasione di parlarci. E era una persona che non aveva paura dell'azzardare quello che non esisteva. Per lui era normale dire: ma questa cosa non si può fare, perché? Facciamola, proviamoci, facciamola in un modo diverso. E penso che la Countach sia proprio stata la massima espressione di questa voglia di fare quello che gli altri dicevano non si poteva fare, come altezza, come posizionamento, come layout. Quando uno ti dice non si può fare, dici: e io voglio quello. Lui era una persona così. E così è da qui che si parte, e decennio dopo decennio, evoluzione dopo evoluzione, è possibile vedere su questa Huracan Evo la scalata tecnologica di cui queste automobili sono state protagoniste. Dall'offerta di velocità e dell'effetto wow, veri unici punti di forza su cui potevano puntare le supercar come la Countach, si è passati all'emozione multicolor di un'auto come questa. Due braccia così e poi ero già girato da qualche parte, sicuro. Poi queste quattro ruote motrici. È una bella frenata, effettivamente. Considera che abbiamo le gomme invernali. È cambiata la guida. Di brutto. Cioè, se prima era show di velocità, adesso è show di velocità, di possibilità anche. E di divertimento, adesso ti diverti a fare, cioè vai in un piazzale, stacchi tutti i controlli e ti puoi divertire. Allora magari non si rompeva un semiasse la terza volta che lo facevi. Cioè, con la Countach non lo fai un lavoro del genere, lo puoi dimenticare. Al di là che erano due ruote motrici. Con la Diablo già incominciavi a fare delle cose, ma adesso hanno una guidabilità. E poi sai anche che cosa, secondo me, la posizione di guida? La Countach, ragazzi, cioè, non è così. A parte che c'hai i piedi storti, cioè sei tutto un po' impredicato, no? E no, quindi... ma poi la frizione la devi schiacciare, qua ti dimentichi, non ce l'hai, cioè quando ti attiva la macchina, poi a un certo punto, anzi, figurati, io un po' usavo, quando mi capitava, l'ABS come SP, cioè appoggiavo il piede sul freno, la frenavo appena appena. Allora questa qua è una vettura nuova generazione, ci sono tutti i comfort, tutte le cose più belle che uno può avere, ci manca solo la TV e poi hai tutto qua, l'aria condizionata che funziona, cioè similitudini. Stola mi ha detto che l'aria condizionata della Countach funziona, lui è molto orgoglioso di questo. Beh, la usa poco. Oltre che garantire divertimento, controllo, precisione e potenza, una Huracan riesce ad accompagnarti molto bene in ogni circostanza. Di fatto una condizione meno estrema ma più rassicurante e in linea con i nostri anni per vivere una supercar. C'è da dire però una cosa: parlando con gli addetti ai lavori, non sono stato trasportato nel mondo da favola in cui ti avvolgono per esempio gli aneddoti sulla Miura, auto che evidentemente ha scaldato i cuori più di altre. Ho avuto l'impressione piuttosto che la Countach abbia lasciato tutti a bocca aperta, e forse continua a farlo, più per il coraggio della sua impresa tecnico-stilistica che per il risultato automobilistico in sé, come se il suo divismo fosse più estetico che prestazionale. Quest'auto è un'infilata di soluzioni esasperate per la tecnica dei tempi, in effetti. L'essere bella e unica per lei voleva dire esserlo fino alle estreme conseguenze. E le estreme conseguenze sono quelle da sopportare per diventare una diva, una pin-up appunto, da guardare e sognare come una donna bellissima che vorresti non ti deludesse mai. Punto e basta.
e la Countach che è nata nel 1971 è eterna, cioè una macchina che non, che la vedremo fra, la vedranno fra 100 anni e continueranno a stupirci nel vedere questa, che poi sia bassa, comoda o che abbia tutte quelle, quelle controindicazioni di cui a livello di comfort ne possiamo parlare, ma non, a livello di, diciamo, di fascino, cioè credo che resta un qualcosa di unico.